Ragazzi, è sempre molto bello vedere New York dal New Jersey, da Hoboken, una città che amo. Voglio semplicemente dirvi che questo viaggio è andato molto bene. L'avrei anche pubblicato questo video, ma mi ha chiamato Ricky, che ringrazio per aggiornarsi, con me sulle cose che state facendo. Vedo che tutti vi date da fare, ma sono contento perché la fondazione oggi ha segnato un gol incredibile. Voglio ringraziare pubblicamente Alberto Patruno, vicepresidente della fondazione, e spero che possa scendere in campo Claudio Mele. Perché? Perché intendiamo sostenere l'iniziativa della missione commerciale a Fort Lauderdale, che domani presenterò. Appena atterro a Roma vado subito al Ministero del Made in Italy, perché Romina Nicoletti è una grande professionista e merita attenzione da parte di tutti quanti noi. Ho detto che spero che quindi scenda in campo Claudio, perché bisogna darsi degli strumenti di comportamento importanti in fondazione, e quindi mi sembrava giusto offrire il nostro ufficio stampa ad un'iniziativa interessante e intelligente. Ringrazio tutti i colleghi che hanno aderito a questa informativa. Domani ci vedremo al Ministero del Made in Italy, ma allo stesso tempo voglio dirvi che Claudio Mele, la fondazione, si può ingaggiare su tante vicende che tendono ad un grande fine, quello di promuovere la cultura della vita, nel rispetto del prossimo, della pace, per la costruzione della pace, un piccolissimo contributo che siamo in grado di dare. Lo dico da qui, dalla città che ci ospiterà il 10 ottobre per Bell'Essere, che l'11 di ottobre ci ospita per le giornate internazionali della libertà. Quindi ringrazio l'Istituto Italiano di Cultura, il John Calandra Institute, ma soprattutto questi ragazzi che stanno lavorando a questi progetti adulti internazionali importanti. Ho citato Ricky per Bell'Essere, Riccardo Giordano Buono, cito Pietro Tagliavini per quanto riguarda il discorso delle giornate internazionali della libertà, e cito chi da sempre mi segue, mi aiuta, mi sopporta, che è il nostro caro grande Miki, come lo chiamano i ragazzi, Michele Pinto. Per cui mi raccomando, ragazzi, diamoci da fare insieme agli altri amici e vicepresidenti e soci della fondazione, con la Corporation Americana, con le attività che abbiamo in Italia. Dobbiamo, mi raccomando, darci da fare. Sentite la brezza e il vento del cambiamento. Quindi ci siamo. Ciao.